come osservatorio abbiamo scelto di partecipare alla tappa Carloforte Cagliari perché un po' in qualche modo è la metafora della storia dell'osservatorio di Cagliari, che è nato a Carloforte e che adesso è trasferito alla sua sede nell'Interland cagliaritano a Selargius. In più ci piaceva l'idea di trasportare l'astronomia in un contesto completamente diverso rispetto a quello in cui lavoriamo normalmente, una barca sul mare, eccetera. Abbiamo portato un esperimento, un simulatore di transiti di pianeti extrasolari, un semplice exhibit che mostra come il meccanismo con cui riusciamo ad individuare pianeti extrasolari nella nostra galassia. Il meccanismo è molto semplice: una stella centrale emette della luce. Se siamo così fortunati da intercettare il passaggio di un pianeta tra la stella e noi, questo pianeta sottrarrà un pochino di luce dalla stella. Siamo in grado di misurare questa variazione della luminosità della stella e da questa capire effettivamente che qualche cosa in più sul pianeta che sta transitando. È il meccanismo con cui la missione Kepler ha individuato migliaia di pianeti extrasolari fino ad ora.